Ciao amici! Oggi è una bellissima giornata nella City di Nippon e i nostri amici hanno pensato che è la giornata perfetta per andare a Luna Park. Non puoi perdertelo! Dai, iniziamo! Benvenuti nella City di Nippon. Mamma mia ragazzi, il Luna Park è pieno! Vero? Sì, è davvero affollatissimo e va benissimo, ma bisogna lavorare molto di più. Ciao Beatrice! Beh, sì, per te che sei la direttrice del Luna Park vuol dire che devi stare attenta a un sacco di cose. Sì, proprio così. Il mio lavoro è molto difficile, ma so che se mi concentro benissimo riesco a farlo velocemente e ben fatto. Concentrarti bene? Cosa vuoi dire? Concentrarsi significa pensare a qualcosa senza distrarsi. All'inizio è un po' difficile, ma poi pian piano ti accorgi che se lo fai, le cose difficili sembrano molto più facili. Vero, Matteo? Matteo! Mamma mia, questo ragazzo si distrae sempre! Matteo! Cosa? Ah, sì, ciao! Matteo, il Luna Park è pieno di persone e tu devi controllare che tutto vada bene. Oggi deve andare tutto alla perfezione, devi concentrarti, hai capito? Certo, ho capito. Sei capace di concentrarti? Ti distrai troppo facilmente, passa una mosca e ti distrai. È passata una mosca? Dove? Dove? Uff! Senti, le persone si lamentano perché il volo della navetta dura troppo poco. Vanno su e giù una sola volta e poi basta. Devi controllare bene per farli salire e scendere almeno due volte, ok? Va bene, d'accordo. Benissimo, mettiti al lavoro. Vado a vedere se i fantasmi del terrore hanno le lenzuola pulite. Grazie! Devo concentrarmi e far bene il mio lavoro. Devo andare, ragazzi, venite con me. Qui ci sono i comandi, devo solo aumentare il numero delle discese delle macchinine. Qui c'è il bottone delle discese, lo schiaccio un'altra volta e così le persone fanno un giro in più. Che bel suono! Voglio sentirlo un'altra volta. Che divertente! Beh, ok, a posto. Adesso avviso Bea che l'ho sistemato. Ok, quindi hai già sistemato la navetta. La fai salire e scendere due volte, giusto? Sì, è facilissimo. Si schiaccia il bottone e... Oh oh! Aiuto! Aiuto! Siamo qui da 20 minuti su e giù! Ci viene da vomitare! Cosa? Oh, ma quante volte hai schiacciato il bottone? Beh, ora che ci penso, il suono era così divertente, mi sono distratto. Aiuto, mi sembra di essere un frullato, su e giù, basta! Sì, signore, adesso lo spegniamo. Matteo! Eccomi, arrivo! Sono sotto sopra. La mia testa è ancora lassù. Qualcuno me la può prendere. Non ci posso credere. Vedi cosa succede quando ti distrai mentre lavori? Sì, mi dispiace. Non lo farò mai più. Davvero. Lo spero bene. Se no sono costretta a licenziarti. Dammi un'altra opportunità. Non te ne pentirai. Vediamo un po', l'ultima cosa che devi fare per oggi è aumentare un po' la velocità della ruota panoramica. Le persone si lamentano perché va lentissima. Ok, vado subito. Ricordati, solo un pochino, non un po', un pochino, ok? Sì, un pochino, ricevuto. Ok, puoi andare e non distrarti. Non mi distraggo più, vado direttamente ad aumentare la velocità della ruota panoramica, solo un pochino. Costi quel che costi, anche se vedessi un extraterrestre con la testa da squalo che balla e racconta barzellette non lo guardo neanche, no. Vediamo, qui c'è il bottone della velocità, devo schiacciarlo e quando la ruota accelera un po' lo schiaccio di nuovo. Concentrazione, nessuno mi può distrarre, anche se passassero 1.000.000.000 di navicelle spaziali. Oh, un gatto! Adoro i gatti! Ciao gattino, bello!
Matteo, hai aumentato la velocità della ruota? Ovvio, sono andato e... Oh oh! Oh oh, cosa vuol dire oh oh? Non dirmi oh oh! Ah! Aiuto! Ma cosa fai? Uff, è passato un bellissimo gatto e mi sono distratto e... Oh no! La ruota sta volando come un elicottero! Wow, che meraviglia! No, wow no! Vai a prenderla! Sì, adesso vado, ma come faccio? Pensa Matteo, concentrati! Ecco, ho un'idea! Ma cosa stai dicendo? Dove vai? Devi sistemare la ruota! Velocità, impulso, cambio del meccanismo. Ok, a posto. Così va bene. Se tutto va bene, dovrebbe farmi partire a tutta velocità tra... 4, 3, 2, 1... Ora! Ah! Aiuto, moriremo tutti quanti! Dite a mia mamma che le voglio bene! Ecco qui i comandi, devo schiacciarli con attenzione per rimettere la ruota al suo posto. Ecco, ci siamo! Non ci posso credere, ce la può fare! Bravissimo Matteo! Ecco, pian piano... Wow, un palloncino rosa! Non guardare il palloncino! Sì, sì, concentrazione! Abbasso la velocità pian piano e... ecco fatto! Mamma mia, che viaggio! Sei stato bravissimo! Beh, in realtà non sei stato molto bravo, ma poi sei riuscito a sistemare le cose alla perfezione. Sì, beh, non pensavo di riuscire a fare cose così difficili. Ovvio che ce la fai! Puoi fare molto di più di quello che pensi se ti concentri. Adesso capisco tutto. Quando farò i compiti non mi distrarrò mai più. Bravissimo! Anche se adesso ho il potere della concentrazione, mi sa che mi sto dimenticando di qualcosa. Ma di cosa? Ah, mi è passato il mal di testa. Salgo un'altra volta e poi me ne vado a casa. Perché a me? Oh oh! Ciao di nuovo amici! La storia di oggi era divertentissima. Vi ricordate quando la ruota vola via e Matteo deve correrle dietro per riprenderla? Vi ricordate che giostra usa per arrivare su fino alla ruota? Forza dai, scrivete la risposta nei commenti! Non dimenticate di mettere un like per vedere altre bellissime storie come questa. E se non volete perdervi altri video, iscrivetevi al canale! Ora potete continuare a vedere altri video cliccando sull'immagine nello schermo. Alla prossima!